Questa è l'ultima nata, si chiama Kratos ed è una scarpa che abbiamo realizzato con uno spirito da fuoristrada, che può essere però utilizzata anche durante l'anno in città. È realizzata in un modo che la rende molto robusta, cioè la pelle della fodera interna gira intorno ad un sottopiede di cuoio. E poi viene inserito un sottopiede estraibile in modo tale che possa essere utilizzata anche per chi deve inserire il proprio plantare. Le pelli naturalmente sono tutte realizzate con tannini, sono conciate con tannini di castagno soprattutto, il che rende la scarpa salubre, anallergica e in più è una scarpa che saprà sempre di un buon odore. Oltretutto, come tutte le nostre scarpe, anche questa scarpa assorbirà sempre perfettamente il sudore, quindi voi potete sudare, ma il vostro piede è sempre asciutto. La bella caratteristica è che questa scarpa è fatta all'esterno con un camoscio che è completamente idrorepellente, cioè scivola via l'acqua, quindi anche in condizioni in cui c'è una grossa pioggia, una potente pioggia, scivolerà via sempre l'acqua da queste scarpe. Una bella caratteristica di questo tipo di scarpa è la lacciatura. È una lacciatura lunga che quindi fa adattare la scarpa a qualsiasi piede, anche a piedi un po' impegnativi perché sono un po' larghi. L'idrorepellenza è una cosa bella da vedersi, perché se io la metto sotto il rubinetto, voi vedrete come l'acqua scivolerà via continuamente. Ed è una bella cosa perché spesso abbiamo paura che il camoscio si rovini sotto la pioggia. In questo caso il camoscio resisterà sempre molto bene perché l'acqua scivolerà via. Non dobbiamo avere paura del camoscio, perché il camoscio può essere mantenuto sempre bene e rimane sempre perfetto attraverso una piccola manutenzione. Se prende polvere lo spolveriamo, se per caso succede che una goccia d'olio ci cade sopra, ci mettiamo un po' di borotalco perché assorba, dopo un paio d'ore lo spazzoliamo via e se rimane un po' di alone, spazzolino da dentro, poi sapone in massiglia e lo puliamo.